A Stoccolma ci hanno fatto sapere che quest'anno il premio Nobel per la letteratura è andato a Bob Dylan. La motivazione è quella di aver creato una nuova espressione poetica nell'ambito della tradizione della grande canzone americana. La cosa buffa è che nessuno aveva avvisato il cantautore di aver vinto. Cioè, insomma, non è che vinci il Nobel tutti i giorni. Parole della segretaria dell'Accademia svedese. Però che Dylan fosse in area di Nobel un pochino si sapeva. Ma la notizia della sua vittoria ha lasciato comunque tutti sorpresi. Più che altro come abbiano esteso il premio ad un genere come la musica pop. Dylan lo conquista ben 20 anni dopo la sua prima candidatura. Nel 96 infatti Bob Dylan fu candidato per l'influenza che le sue canzoni avevano avuto in tutto il mondo, elevando la musica a forma poetica contemporanea. In effetti, se ci pensate bene, non gli si può dar torto, e il 10 dicembre questa sua capacità sarà premiata con la famosa cerimonia dei Nobel, che ricorre ogni anno in occasione della morte del fondatore, ovvero Alfred Nobel, del 1896. Che la storia della musica l'ha fatta, è vero, ha preso scelte sorprendenti, cambiato un sacco di generi, dal folk all'elettronico, poi c'è stata la svolta della sua conversione al credo cristiano e l'approdo agli spot pubblicitari. Insomma, Dylan è un ribelle, criticato e amato, schivo, maleducato e introverso. Non fa sconti a nessuno, ragazzi, neanche al presidente Barack Obama. Nel 2010, quando andò ad esibirsi per lui alla Casa Bianca, il massimo che riuscì a fare fu stringergli la mano, poi dopo se ne andò senza salutare, di schiena, e chi si è visto si è visto. La sua vittoria ha destato reazioni fortissime, sia entusiastiche che critiche, praticamente da tutto il mondo. Francesco Guccini ha detto: "Sono molto contento che il valore della canzone sia stato riconosciuto a livello internazionale e sia degno di un premio importante come quello del Nobel. Oggi finalmente è a tutti gli effetti una forma d'arte, parificata a quella letteraria." E poi Mogol, De Gregori, ma non tutti sono stati poi così carini o così felici per il cantautore. Uno su tutti, lo scrittore di Trainspotting, Irving Welsh, che ha dato vita ad un vero e proprio live tweeting contro la vittoria di Bob Dylan, dichiarando: "Sono un fan di Dylan, ma questo è un premio nostalgia mal concepito, strappato dalla prostata rancida di vecchi hippies balbettanti. Se sei un appassionato di musica, cerca la parola nel dizionario, poi cerca letteratura, quindi confronta le due cose." È giusto quindi, secondo voi, premiare con un premio Nobel alla letteratura un cantautore? È un ragionamento coerente quello che è stato fatto dalla commissione. Chissà cosa ne avrebbe pensato il nostro di premio Nobel alla letteratura, ovvero Dario Fo, comparso in questi giorni a 90 anni e premiato nel 1997. In quel caso però senza contestazioni, anche perché Dario Fo se lo meritava tutto e di sicuro si merita il nostro pensiero. Io vi ricordo di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema e noi ci vediamo al prossimo frame. Ciao!